Ben trovati all'appuntamento con il nostro telegiornale, che apriamo subito con l'ampia pagina dedicata alla cronaca. I carabinieri della compagnia di Sciacca hanno arrestato stanotte 12 persone accusate a vario titolo di rapine in banca, sequestro di persona, associazione a delinquere per commettere rapine, furti di autovetture, ricettazione d'arma da fuoco. Si tratta della cosiddetta banda del buco, che avrebbe consumato e tentato rapine nei territori della Valle del Belice. A finire in manette nell'ambito dell'operazione denominata The Wall, il muro, sono stati 8 soggetti palermitani ai quali è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere. Si tratta di Vito Leale, 53 anni, storico esponente della banda del buco, Pietro La Placa, 37 anni, Francesco Conigliaro, di 45, Pietro Madonia, di 44, Michele Cirrincione, di 48, Carlo Valpa, di 47, Paolo Valpa, di 48 e Ignazio Lamanna, di 38, che state vedendo nelle foto. Sono tutti accusati a vario titolo di avere in alcuni casi consumato ed in altri tentato 5 rapine in banca nei comuni di Santa Margherita Belice, San Buca di Sicilia e Menfi, avvalendosi del supporto logistico ed informativo di 4 basisti del luogo: Michele Maria Gandolfo, 61 anni, di San Buca di Sicilia, impiegato di banca ed ex direttore di filiale; Massimo Tarantino, 44 anni, di San Buca di Sicilia, barbiere; Pietro Curti, sambucese, 78 anni, pensionato; Rocco Dalleo Isio, di Santa Margherita Belice, 46 anni, pastore; Michele Maria Gandolfo e Pietro Curti sono stati posti ai domiciliari, mentre gli altri 2 basisti sono stati rinchiusi nella casa circondariale di Sciacca. Nella serata di ieri i carabinieri della compagnia di Licata hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato a garantire una maggiore sicurezza reale e percepita dai cittadini. In particolare i militari hanno garantito la presenza nel centro della città di Licata con 6 pattuglie automontate posizionate nelle principali arterie della cittadina e sulla statale 115. L'attività finalizzata a setacciare i luoghi maggiormente frequentati da pregiudicati o comunque da persone sospettate di dedicarsi al compimento di attività malavitose, ha consentito di identificare 64 persone e controllare 57 veicoli circolanti sulla pubblica via, effettuate inoltre 5 perquisizioni personali e veicolari. Sono state controllate 16 persone destinatarie della misura cautelare, degli arresti domiciliari, della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, elevate 9 contravvenzioni per altrettante violazioni al codice della strada e contestate alcuni automobilisti per un importo di circa 2.000 euro. 3 ciclomotori sono stati sottoposti a fermo amministrativo di 60 giorni, il conducente non indossava il casco, e 2 veicoli sono stati sequestrati per mancanza di copertura assicurativa per la responsabilità civile automobilistica. 5 infine le carte di circolazione ed una patente ritirate per le infrazioni al codice della strada. Ed è stata una settimana di intensi controlli da parte della Polizia Stradale di Agrigento, diretta al vicequestore Andrea Monreale. Da lunedì a domenica 66 pattuglie sono state impegnate nell'attività che ha portato alla contestazione di 371 infrazioni, 242 delle quali per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza anche per bambini, 6 per utilizzo del cellulare alla guida, 4 per guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche. Uno di questi, un 50enne di Raffadale, è stato beccato tra virgolette sul ponte Morandi; 16 per mancata revisione, 11 per circolazione con polizza assicurativa scaduta, 11 patenti e 7 carte di circolazione ritirate, 1.145 i punti decurtati, 491 le persone sottoposte al test dell'etilometro, 34 i soccorsi ad automobilisti in difficoltà e un intervento per un incidente stradale. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, Francesco Provenzano, ha convalidato gli arresti di Giuseppe Cosentino, 48 anni, ed Angelo Cosentino, di 25, padre e figlio, arrestati in flagranza di reato dai poliziotti del commissariato del Grosso Centro Marinaro agli ordini del commissario capo Marco Alletto per detenzione illegale di armi comuni da sparo clandestine con relativo munizionamento. Il padre resta rinchiuso in carcere, il figlio invece è stato scarcerato
superato e il giudice ha disposto per lui l'obbligo di dimora allicata. Durante un controllo in casa dei due, i poliziotti rinvenirono un vero e proprio arsenale. Secondo i giudici di Caltanissetta competenti che stanno indagando sulla vicenda, c'è anche un finto attentato ai danni del giudice Silvana Saguto. Sarebbe stato lo stesso magistrato a fare circolare in tal senso notizie false. Sulla vicenda Saguto spunta anche il caso del finto attentato. Secondo l'inchiesta condotta dai pubblici ministeri di Caltanissetta, il giudice Silvana Saguto fece circolare finte notizie su probabili attentati ai suoi danni. È una delle pagine più amare, possiamo dire, comunque tutta da verificare, si è ancora in fase di indagine, nell'inchiesta Nissena sulla gestione dei beni confiscati a Palermo, che vede coinvolti quattro magistrati palermitani, oltre alla Saguto, Tommaso Virga, Lorenzo Chiaramonte e Dario Scaletta. Mentre il Consiglio Superiore della Magistratura indaga per incompatibilità ambientale, gli inquirenti stanno passando al setaccio conti e materiale sequestrato alla Saguto, indagata per corruzione aggravata, abuso d'ufficio e induzione alla concussione, nonché presso studi e abitazioni dei più noti amministratori giudiziari della città, che in cambio di consulenze o favori al marito e ai figli del giudice avrebbero ottenuto incarichi d'oro nella gestione milionaria dei beni sottratti alla mafia. La Saguto avrebbe incaricato la sua scorta di svolgere compiti che nulla avevano a che vedere con ragioni di servizio, ma private, e ancora per sterilizzare le voci maligne sul suo conto alimentate da inchieste giornalistiche trasmesse da Telegiato e dalle Iene, aveva deciso di passare al contrattacco. Come? Facendo circolare la notizia che la mafia la voleva morta. E il 22 maggio scorso alcuni siti web e agenzie riferiscono di una nota dei servizi segreti in allarme per l'incolumità della Saguto e di un altro magistrato, Renato Di Natale. Per gli inquirenti di Caltanissetta si tratterebbe di un'operazione costruita a tavolino. Un ufficiale della DIA avrebbe diffuso la notizia, molto vecchia, con il solo obiettivo di sollevare un clamore mediatico attorno al giudice, paladino dell'antimafia, per ottenere la solidarietà di colleghi e opinione pubblica. Era lo scorso maggio, proprio alla vigilia della strage di Capaci, quando emerse fuori la notizia che la mafia voleva uccidere Silvana Saguto, notizia ripresa ovviamente da tutti i media nazionali. Per eliminare il magistrato, dicevano gli articoli apparsi dappertutto, che fa la guerra ai clan a colpi di sequestri e confische patrimoniali, c'era un accordo fra i clan mafiosi di Gela e di Palermo, uno scambio di favori insomma tra boss. Qualcuno legato agli Emanuele avrebbe dovuto uccidere il giudice di Palermo e i palermitani in cambio si sarebbero dovuti sbarazzare di un altro magistrato. A seguito di alcune note dei servizi segreti, Saguto fu oggetto di un piano di sicurezza straordinario. Per proteggere il giudice sono arrivati più uomini di scorta, le è stata assegnata una nuova macchina messa a disposizione dal Ministero dell'Interno con il livello massimo di blindatura e l'esercito vigila sotto la sua abitazione. Ancora cronaca, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno tratto in arresto per il reato di evasione SF, queste le sue iniziali, 23 anni di Agrigento. I militari, a seguito di controllo nella scorsa nottata, hanno fermato il giovane in via Giovanni Paolo II alla guida di un'autovettura. SF attualmente, lo ricordiamo, è sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Inoltre lo stesso è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Agrigento per guida senza patente perché mai conseguita. Dopo le formalità di legge, l'agrigentino è stato sottoposto nuovamente alla misura degli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima. Il Tribunale Sezione Lavoro di Sciacca, lo scorso 14 settembre, accogliendo le argomentazioni difensive dell'avvocato Luigi Ventriglia, difensore di due collaboratori scolastici, ha condannato il Ministero della Pubblica Istruzione a risarcire i due collaboratori scolastici per violazione e illegittimità dei contratti a termine stipulati tra il lavoratore ricorrente ed il Ministero della Pubblica Istruzione, in quanto, nel caso di specie, è stato superato il termine di 36 mesi e pertanto può configurarsi il reato di abuso a carico della pubblica amministrazione per violazione della normativa comunitaria. Con la sentenza di Sciacca è stato riconosciuto un diritto fondamentale dei due collaboratori scolastici.
I carabinieri di Agrigento hanno tratto in arresto per furto aggravato BAM, queste le sue iniziali, tunisino di 43 anni senza fissa dimora. Lo stesso in via Atenea si è introdotto all'interno di un magazzino di proprietà di un cittadino senegalese asportando una valigia contenente documenti di vario genere, dandosi successivamente a tempestiva fuga. Il pronto intervento dei militari ha consentito l'immediato rintraccio del tunisino e il recupero della refurtiva che è stata riconsegnata al legittimo proprietario. L'arrestato in attesa del giudizio per direttissima. Pretendeva illegittimamente anche un maggior compenso l'ex presidente del consorzio ASI, l'area di sviluppo industriale di Agrigento, Stefano Catuara, che si era rivolto al Tribunale di Agrigento per ottenere ben 36.000 euro con un decreto ingiuntivo all'IRSAP e al consorzio ASI di Agrigento in liquidazione. Ma il giudice monocratico del Tribunale Civile della Città dei Templi, Alfonso Pinto, ha bocciato su tutta la linea le pretese di Catuara, già recentemente condannato dalla Corte dei Conti per emolumenti illegittimamente percepiti e tuttora sotto processo per abuso d'ufficio e peculato per la gestione del consorzio ASI, con una richiesta di condanna del pubblico ministero Andrea Maggioni di 3 anni e 4 mesi nei suoi confronti. Il giudice ha confermato la correttezza dell'operato del commissario ASI Alfonso Cicero, oggi presidente dell'IRSAP, che aveva revocato le due deliberazioni illegittime del 2010 e del 2012 che aumentavano retroattivamente gli emolumenti di Catuara. Maggiori compensi che lo stesso pretendeva quale presidente ASI dal 2006 al 2012 e che il giudice ha stabilito non gli spettassero affatto. La norma richiamata per maggiorare il compenso di Catuara era notorio non essere più in vigore dall'aprile 2008 e da quella data le indennità degli amministratori erano stabilite per legge da stringenti tabelle, essendo vietata l'equiparazione al 75% dell'emolumento del presidente della provincia, divieto reiterato anche nella legge 8/2012 istitutiva dell'IRSAP. Sono due le sentenze in favore dell'IRSAP, difeso dall'avvocato Andrea Ciulla, che annullano il decreto ingiuntivo di Catuara. La prima sancisce l'estraneità dell'IRSAP per il difetto di legittimazione passiva. Prenderà il via il prossimo 2 ottobre al Tribunale di Caltanissetta il processo a carico di 44 dipendenti tra vigili urbani e componenti dell'ufficio tecnico per truffa in danno della pubblica amministrazione e falsa attestazione della presenza in servizio. Intanto l'amministrazione comunale ha deciso di costituirsi parte civile. L'amministrazione comunale di Caltanissetta si costituirà parte civile contro i 44 dipendenti del comune, tra impiegati dell'ufficio tecnico e vigili urbani, che il prossimo 2 ottobre compariranno davanti al GUP Lirio Conti, chiamato a decidere se rinviarla a giudizio, come chiesto dalla procura, o proscioglierne le loro posizioni. L'udienza preliminare, considerato il numero degli imputati, si svolgerà nell'aula bunker del carcere Malaspina di Caltanissetta. Il comune nisseno, che ha affidato l'incarico di costituzione all'avvocato Renata Accardi, risulta persona giuridica offesa, così come il Ministero dell'Economia. Truffa in danno della pubblica amministrazione e falsa attestazione della presenza in servizio commessa da pubblico dipendente sono le ipotesi di reato formulate dal pubblico ministero Santo Di Stefano, titolare dell'inchiesta, che nell'aprile del 2014 era sfociata in una raffica di provvedimenti di sospensione dal lavoro per i dipendenti dell'ufficio tecnico e per i vigili urbani, alcuni dei quali rimasti a casa chi per un mese, altri per 2 settimane. Il provvedimento emesso dal GIP Alessandra Giunta prese spunto da un'inchiesta dei carabinieri del nucleo operativo radiomobile, i quali accertarono che dal mese di novembre del 2012 ad aprile dell'anno successivo gli indagati si sarebbero allontanati dal posto di lavoro dopo aver timbrato il cartellino o avrebbero timbrato per conto di altri colleghi non presenti. Per tutti questi mesi gli investigatori spiarono vigili urbani e dipendenti dell'ufficio tecnico, piazzando micro telecamere sul badge che segnava gli orari di entrata e uscita dal posto di lavoro o filmando le uscite ritenute non autorizzate. Alcuni degli indagati, poi interrogati dal giudice, respinsero l'accusa di furbetti del cartellino, spiegando i motivi, alcuni dei quali fornendo documenti e fogli di servizio a riscontro, siano allontanati durante l'orario di servizio. Il tribunale del riesame poi reintegrò diversi dipendenti, i 44 imputati sono difesi dagli avvocati Massimiliano Bellini, Michele Michalizzi, Walter Tesauro, Maria Francesca Assennato, Giuseppe Parepinto, Maria Teresa Consaga, Angelo Tornabene, Giuseppe Daqui, Davide Schillaci, Emanuela Lopiano, Giacomo Butera, Luigi Di Natale, Sergio Iacona, Calogero Buscarino, Vincenzo Vitello, Adriana Vella e Daniele Osnato. I carabinieri della stazione di Montedoro hanno tratto in arresto in flagranza di reato MT, 38 anni, e due donne, AP di 43 e GC di 33,
tutti di origine nissena, responsabili di furto aggravato ai danni di un'anziana donna di buon pensiere. La vicenda ha avuto inizio qualche giorno fa in una via di San Cataldo, dove l'anziana, mentre passeggiava in centro da sola, è stata avvicinata da una giovane coppia che, con fare garbato e gentile, ha intrattenuto con lei una piacevole conversazione. Nel corso della chiacchierata la donna ha ingenuamente riferito di vivere da sola a buon pensiere e i due malviventi, dopo aver carpito la fiducia dell'anziana donna, le hanno chiesto il numero di telefono al fine di effettuare una visita di cortesia nei giorni successivi. Così è stato. Il giorno dopo la donna ha ricevuto una telefonata sulla propria utenza cellulare e dall'altra parte la giovane donna, conosciuta il giorno prima, che le informava che nelle ore successive sarebbe andata a trovarla. La pensionata, in buona fede, faceva entrare la coppia all'interno della propria abitazione. Tra una chiacchiera e l'altra, l'anziana veniva distratta con banali scuse, permettendo ad uno dei malviventi di agire indisturbato all'interno dell'abitazione. Al termine della visita, i due soggetti, andando via, salutando amorevolmente la signora, si accordavano per ritornare l'indomani previo accordo telefonico. Solo nella tarda serata la signora ha capito che i soldi che aveva gelosamente custodito all'interno della propria abitazione erano scomparsi. Domani mattina la vittima si è recata dai carabinieri di Montedoro per denunciare il fatto, riferendo che la coppia sarebbe tornata nel pomeriggio per incontrarla nuovamente. I militari, a questo punto, dopo aver rincuorato l'anziana donna, hanno organizzato la trappola. Appostatisi nelle vicinanze della casa della vittima, hanno pazientemente atteso l'arrivo dei malviventi che, come al solito, con fare cortese e garbato, sono entrati nell'abitazione della signora impossessandosi di soldi e monili in oro. Questa volta, ad attendere fuori dall'abitazione, però, c'erano i carabinieri della stazione di Montedoro che, una volta individuati i malviventi, hanno proceduto al loro arresto. Nella circostanza il bottino sarebbe stato di alcune centinaia di euro suddivisi in denaro e preziosi. Dichiarati tutti in arresto, i tre, dopo l'udienza di convalida, sono stati ristretti agli arresti domiciliari su disposizione dell'autorità giudiziaria di Caltanissetta. Buone notizie per Marianna Bergoglio, così è stata chiamata la bambina nata all'ospedale Umberto I di Enna il 27 luglio scorso e abbandonata dai genitori per la malformazione cerebrale da cui è affetta, in atto accudita dai sanitari del reparto di pediatria dello stesso nosocomio. Tante persone si sono fatte avanti per poterla avere in affidamento, ma il giudice minorile di Caltanissetta ha deciso di affidarla ad un centro specializzato di Giarre, a cui la neonata verrà assistita anche dal punto di vista sanitario per la patologia di cui è affetta. Un quarantenne di Caltanissetta, libero professionista, abitante via Piersanti Mattarella, ieri sera, mentre si trovava presso la propria abitazione, è stato allertato dai propri vicini che dalla propria autovettura Fiat Croma, che lo stesso aveva regolarmente parcheggiato poco prima in strada, era divampato un incendio. L'uomo, sceso subito, riusciva a spegnere le fiamme che si erano scatenate dal pneumatico posteriore destro, scongiurando in questo modo ulteriori danni alla vettura. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato della sezione volanti per effettuare il sopralluogo, accertando il danneggiamento dello pneumatico. Sono in corso accertamenti per verificare la natura dell'incendio. Continuano in maniera serrata i controlli da parte dei carabinieri della stazione di Mazzarino per arginare il fenomeno dell'uso di sostanze stupefacenti, che purtroppo registra in maniera sempre più crescente l'uso di droghe, soprattutto tra i giovanissimi. Dal mese di agosto ad oggi sono 5 i giovani tra i 24 e i 18 anni segnalati al prefetto di Caltanissetta per l'uso di sostanze stupefacenti di tipo hashish e marijuana, mentre ieri è stata accertata dai militari della locale stazione anche la produzione e coltivazione di cannabis indica da parte di un 25enne incensurato del luogo, che è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Gela perché aveva coltivato una piantina di marijuana nel giardino di casa, nonché segnalato quale assuntore perché trovato in possesso di 0,5 grammi di marijuana nascosta in un involucro nella sua camera da letto. I carabinieri di Mazzarino nel corso dell'anno sono stati altresì impegnati nella lotta contro lo smoderato uso di sostanze alcoliche, piaga anche questa purtroppo molto diffusa tra i giovani. Al riguardo sono stati sanzionati diversi esercizi pubblici e per qualcuno adottato anche il provvedimento della temporanea sospensione dell'attività commerciale. Continueranno ancora nei prossimi giorni, soprattutto nel fine settimana, i controlli al fine di contrastare il fenomeno dell'uso di stupefacenti e l'abuso di bevande alcoliche.
Un anziano di 89 anni lotta tra la vita e la morte all'ospedale Vittorio Emanuele di Gela. L'uomo è stato soccorso dagli operatori del 118 nella sua abitazione di via Ricasoli a Sant'Ippolito. Ha ingerito acido muriatico, probabilmente per togliersi la vita. Le sue condizioni sono molto gravi. Sul posto sono arrivati anche gli agenti di polizia del Volanti. I gravi fatti che hanno riguardato la cooperativa Rosario Livatino Libere Terre, che opera a Naro sui terreni confiscati alla mafia e tramite bando pubblico assegnati a giovani professionisti e lavoratori che producono nella normalità, sono episodi gravosi ed inquietanti. A dirlo Antonio Siracusa, delegato agrigentino di Convindustria Centro Sicilia, secondo il quale evidentemente produrre e competere senza furti e danneggiamenti è un modello che ad alcuni non piace. Dello stesso tono le dichiarazioni di Andrea Messina, presidente dell'associazione FAI Antiracket Agrigento, ex Libero Futuro Agrigento, secondo il quale prendiamo atto che questi terreni sono stati sottratti da competenti organi dello Stato al malaffare organizzato e che oggi, a differenza del passato, sono gestiti da giovani che chiedono di produrre in un clima di normalità e in maniera sana per il territorio. La confisca dell'Agenzia Nazionale per i Beni Sequestrati, che ha coinvolto l'imprenditore Emanuele Anastasi, è limitata ad un unico conto corrente postale di scarso valore. Lo ha precisato in una nota di rettifica l'avvocato Boris Pastorello, difensore di Anastasi, in relazione ad un articolo. Il Tribunale, Sezione Misure di Prevenzione, con proprio decreto emesso il 3 aprile del 2013, ha disposto il dissequestro di tutti gli immobili intestati a Emanuele Anastasi, così come successivamente la Corte d'Appello, Sezione Misure di Prevenzione di Caltanissetta, ha dissequestrato sia la ditta individuale Anastasi Emanuele di beni strumentali, nonché tutte le somme di titoli, disponendo la restituzione al proprietario. Cambiamo argomento. È trascorso più di un anno da quando a Montedoro è stata inaugurata la Casa dell'Acqua, la prima in provincia di Caltanissetta, ed è un bilancio più che positivo. Acqua di qualità, riduzione dei rifiuti, abbattimento dei gas serra e risparmio economico. Questi quattro obiettivi raggiunti a poco più di un anno dalla sua inaugurazione della Casa dell'Acqua di Montedoro, la prima realizzata in provincia di Caltanissetta. La riprova arriva proprio dai dati diffusi dalla Ecobiogeo, società che gestisce la moderna fontana, e dall'amministrazione comunale, che oltre a confermare tra i cittadini un crescente gradimento dell'iniziativa, dimostrano che nel suo primo anno di attività la casa ha erogato 255.000 litri di acqua, di cui due terzi liscia e per il terzo frizzante. Questo ha consentito il risparmio di 170.000 bottiglie di plastica da un litro e mezzo, pari a 6.800 kg di PET in meno. La mancata produzione del packaging in PET ha inoltre permesso che non venissero emessi nell'aria 15.640 kg di anidride carbonica e non venissero consumati 17.000 litri di petrolio. A questi benefici ambientali bisogna poi aggiungere che non è stato necessario nessun TIR per il trasporto delle bottiglie, per cui nessuna emissione di CO2 e nessun consumo di carburante. Ma la fontana a chilometro zero di Montedoro, oltre a tutelare l'ambiente erogando acqua naturale e gassata a 5 centesimi al litro, ha altresì permesso ai montedoresi in poco più di un anno un risparmio economico di oltre 38.000 euro, 150 euro circa a famiglia, una cifra non indifferente in un periodo di congiuntura economica negativa. Di fronte ai numeri relativi al primo anno della Casa dell'Acqua, commenta il vice sindaco Renzo Bufalino, non possiamo che essere soddisfatti. Qualcuno pensava che l'uso della fontana fosse una moda passeggera, invece l'alto livello di consumo, mantenutosi costante nel corso dell'anno, dimostra che i cittadini hanno compreso l'importanza e il valore dell'iniziativa. A questo bisogna aggiungere che dopo di noi molti comuni, consapevoli della bontà del progetto sotto il profilo ecologico, economico e sociale, si stanno muovendo lungo lo stesso percorso che per prima abbiamo tracciato. Un eccellente risultato quindi nel suo primo anno di attività per la Casa dell'Acqua di Montedoro, che eroga acqua proveniente direttamente dall'acquedotto comunale tutti i giorni, 24 ore su 24, refrigerata, filtrata, igienizzata e disponibile anche in versione gasata al costo di soli 5 centesimi al litro. Torniamo alla cronaca. Ha già deciso di sporgere denuncia davanti ai carabinieri. Sabato notte, nei pressi di uno dei lidi sul lungomare Federico II di Svevia, un avvocato ha scoperto che due pneumatici del suo SUV erano stati squarciati e la carrozzeria dell'auto danneggiata. L'automobile era parcheggiata a pochissima distanza da altri veicoli che invece non sono stati colpiti. Il professionista pensa a un vero e proprio atto intimidatorio, anche per questo motivo ha scelto di presentare denuncia. Chi ha agito lo ha fatto
fatto in pochi minuti, prendendo di mira il lato dell'auto più coperto rispetto alla strada. Quel tratto di lungomare, soprattutto durante le ore notturne del fine settimana, è molto transitato. Il penalista al momento non sembra avere certezze circa l'identità di chi ha agito, di certo non avrebbe pensato di trovarsi davanti alla propria auto danneggiata. I magistrati della Procura hanno chiuso le indagini e adesso potrebbero chiedere rinvio a giudizio per il titolare di un centro chiropratico sottoposto a sequestro oltre un anno fa. Zio e nipote, titolare dell'attività, fino al centro di indagine condotta dai carabinieri. Lo studio venne inizialmente sequestrato perché i due avrebbero esercitato la professione medica senza averne i titoli. Al centro delle verifiche finirono anche le lauree conseguite presso l'Università di Honolulu. Lo studio però venne dissequestrato con successivo provvedimento dei magistrati della Procura, ma a distanza di poche settimane arrivò un'ordinanza sindacale che li diffidava ad utilizzarlo pur se dissequestrato. Per 10 anni è stato in servizio al commissariato di polizia di via Zucchetto e secondo i suoi legali la bronchite cronica che lo ha colpito sarebbe stata causata dall'esposizione alle emissioni della zona industriale di Gela. I giudici del Tribunale Amministrativo di Lecce però hanno detto no alle richieste dell'agente di polizia al centro del caso. Si tratta di un poliziotto pugliese che dal 2003 al 2013 ha prestato servizio a Gela. I suoi legali sono rivolti al TAR dopo che il comitato di verifica delle cause di servizio gli ha negato il riconoscimento dell'infermità legata proprio alla bronchite cronica. Secondo il poliziotto, invece, la patologia polmonare sarebbe progredita a seguito del servizio di piantonamento di obiettivi sensibili della zona industriale della città di Gela, tra cui rientra il polo industriale. Non a caso i legali hanno prodotto una serie di atti ufficiali con i quali si riconosce l'area di Gela come altamente inquinata. Cambiamo argomento. Per 20 allievi si è aperto il mondo del lavoro. Hanno conseguito infatti stamane l'attestato di OSA, operatore socio-assistenziale presso Mondo Vacanze di Canicattì. Sentiamo a riguardo il direttore Pietro Asaro. In poco meno di 2 settimane Mondo Vacanze dà l'opportunità di aprire gli allievi al mondo del lavoro. Dopo il corso di Buttafuori e quello di OSA, anche oggi un altro di operatore socioassistenziale. Sì, oggi l'ennesimo esame che stiamo facendo nel periodo di agosto-settembre, ripeto, sono tutti i corsi avviati nel periodo 2014-2015, quindi sono tutti gli esami che stiamo svolgendo per la stagione formativa 2014-2015. Oggi è l'ennesimo esame che facciamo, è un corso di operatore socioassistenziale dove abbiamo avuto 20 allievi iscritti al corso e che oggi si conclude con l'attività di esame. Il corso è finito un mese fa, ad inizio agosto, e nell'arco di un mese siamo riusciti a farci fare l'esame per questa classe. Noi entro settembre smaltiremo tutti gli esami per i corsi della passata stagione, che sono stati circa 50, per tutte le sedi che abbiamo nella provincia di Agrigento. Parliamo di circa 50 corsi di formazione espletati e avviati da settembre 2014 a giugno 2015. E la cosa che mi fa piacere oggi per l'ennesima volta è che una buona metà si avvia al mondo del lavoro perché hanno già pronti i contratti di lavoro nei territori, in alcune case di riposo o in strutture protette o in strutture sociosanitarie, e qualcuno ha scelto di emigrare al nord per avere una stabilità migliore nella contrattualistica, perché addirittura ce ne sono due che mi hanno preavvisato che già domani partono per andare in una struttura a Ravenna perché gli fare un contratto a tempo indeterminato, addirittura troveranno anche la struttura che gli fa trovare il bilocale pronto. Quindi per l'ennesima volta quello che ci preme dire non è tanto aver dato delle competenze, ma soprattutto aver creato tramite la formazione delle competenze il lavoro, aver trovato il lavoro tramite la formazione delle competenze, che è quello che più ci preme dal 1996. Noi a marzo del 2016 facciamo 20 anni di attività e i 20 anni di attività di formazione professionale del gruppo ERAP, che oggi ha circa 60 enti in Sicilia, ma soprattutto dell'ente autorizzato Mondo Vacanze, è quello di trovare il lavoro quasi come se fossimo un'agenzia di collocamento. In alcuni casi abbiamo trovato anche il lavoro direttamente nelle cooperative del Nord Italia, dove c'è una maggiore stabilità nel mondo del lavoro.
Sala dello Yachting Club del porto turistico Marina di Cala del Sole, affollatissima per la premiazione delle regate veliche che sono tenute sabato e domenica in occasione della terza edizione di Licata tra vele e sapori, indetta dall'amministrazione comunale retta dal sindaco Angelo Cambiani, organizzata in collaborazione con la Proloco e il contributo di numerosi sponsor e associazioni locali. La cerimonia di premiazione è stata presieduta dall'assessore Massimo Licata D'Andrea. Da oggi intanto si comincia a lavorare per la prossima edizione. Questi risultati e le prove in mare per quanto riguarda la crociera regata: primo Sagola Bio Trading, Grand Soleil, 37 di Peppe Fornic, secondo Extra, primo e terzo ottovolante per Gran Crociera, primo Nagual, secondo Dufour, 385 di Davide Nuzzi, secondo Bonito, terzo Babalù e infine Veleggiata, prima Stima, secondo di Giancarlo Vella, secondo Gaia, terzo Oasi. Nei prossimi giorni verrà indetta una conferenza stampa nel corso della quale verrà fatto un bilancio definitivo della manifestazione. Continuano i lavori di manutenzione dei canali di scolo e opere idrauliche affidate al Comune di Licata a un'impresa privata del posto, la VAS, con la formula dell'accordo quadro per un importo di 37.028,63 euro, prelevata da fondi comunali, il cui RUP è il geometra Riccardo Balsamo, che è anche direttore dei lavori. A darne comunicazione, intervento anche a nome del sindaco Angelo Cambiano, l'assessore all'urbanistica, lavori pubblici e manutenzione Stefania Serra. All'area Giardino, con inizio alle ore 20, per i lungometraggi in concorso, proiezione in anteprima nazionale del film Erba Celeste di Valentina Gebbia con Daniele Musso, Valentina Gebbia, Fabio Gagliardi, Daniela Lampasona, Daniela Giordano, Giuseppe Santostefano, Roberta Murgia, mentre per i documentari in concorso è la volta di Il gesto delle mani di Francesco Clerici. Continua intanto la rassegna dedicata al cinema arabo, alle 19 sarà proiettato l'anteprima assoluta il documentario siriano The Book of Silence di Muzad Kotrob, Abdullah Al-Kasakr. Interverranno Noah Salom, member Fanale Journalist Network and correspondent from Dubai Media Incorporated, Evelina Maffei, scrittrice, Josephine Calafratello e Saba Benziadi, curatrice della sezione. Stasera nella sala dell'albero alle 20 sarà proiettato il documentario Ferdinandea, l'isola pensante. Continua intanto la rassegna di cartoni animati, omaggio alla Pixar per il 20° anniversario di Toy Story. Oggi alle 16 alla Sala degli Archi sarà presentato Up di Peter Doctor Bob Peterson. Per il programma completo consultare il sito www.sciaccafilmfest.it. Ogni giorno decine di ragazzi arrivano dai paesi vicini in treno sino ad Agrigento per raggiungere le loro scuole. Trovano però una città incapace di garantire a tutti loro un percorso in sicurezza. Scese la stazione bassa, si incammina lungo la via per Santi Mattarella, verso il quadrivio Spina Santa o verso Contada Calcarelle, ma non trovano sempre marciapiedi né strade pulite e senza buche. Li attendono invece molte trappole. Passano vicino ad una casa nei pressi della stazione, così mal ridotta, dovremmo vedere adesso nelle immagini, da poter crollare da un momento all'altro. Sono costretti a proseguire lungo la carreggiata perché non vi sono, eccola qua, marciapiedi, e quindi vanno in fila indiana dividendo con le macchine la strada stretta e pertanto auto, autobus, motorini li sfiorano pericolosamente. Se li sorprende la pioggia poi affrontano altri disagi. La mia proposta, dice il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Marcello Lascala, è garantire a questi studenti un percorso in sicurezza su bus navetta che dalla stazione bassa avvicini gli studenti nei pressi degli istituti scolastici e li portano alla stazione. Fino al 20 settembre prossimo la parrocchia Sant'Oliva, Chiesa Madre e Santuario Maria Santissima degli Infermi di Raffadali ospiterà la missione di evangelizzazione animata dal seminario arcivescovile di Agrigento. L'evento coinvolgerà una trentina di seminaristi, l'equipe formativa del seminario e altrettanti volontari della parrocchia che visiteranno le famiglie, le scuole, le comunità di accoglienza. Il programma prevede ogni giorno la celebrazione di lodi mattutine, messa, cui seguirà l'adorazione eucaristica sempre in Chiesa Madre. Dopo mesi di sollecitazioni e pressioni da parte del consigliere comunale di Caltanissetta Oscar Aiello di Forza Italia, finalmente è stato demolito l'immobile pericolante di via Messina. Sentiamo lo stesso consigliere Aiello in questo intervento. Siamo in via Messina. Mesi fa avevo chiesto al comune di intervenire in via precauzionale chiedendo di demolire l'immobile che si trovava all'ingresso della parrocchia di Sacro Cuore. Finalmente, dopo mesi di trattative, di interrogazioni, di messa in mora, il pericolo è stato eliminato. Quindi è una
motivo, così appunto la casa non rischia più di cadere addosso alle persone che uscivano e entravano alla chiesa, ma c'è anche l'aspetto negativo, cioè se non c'è un consigliere comunale che giornalmente si mette a sollecitare l'amministrazione in questa città, purtroppo nulla si muove. Con 25 voti favorevoli e 4 contrari, il Consiglio Comunale di Gela ha detto sì all'adesione all'area metropolitana di Catania. Dopo quasi 3 ore di dibattito e alla presenza di centinaia di cittadini, l'assise civica ha scelto di aderire a Catania, lasciando Caltanissetta. Adesso toccherà a Niscemi e Piazza Armerina esprimersi. Contrari i consiglieri di Forza Italia e Polo Civico Popolare, una parte del megafono. Anche ad Elia scuole aperte e nel giorno della prima campanella il sindaco Gianfilippo Bancheri, il vice Lillo Loporto, l'assessore all'istruzione Carmelo Alessi e la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Nino Di Maria di Sommatino ed Elia Agata Rita Galfano hanno portato, vi state vedendo nella foto, il loro saluto a tutti gli studenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Dopo gli interventi di rito e i saluti rivolti agli alunni e ai genitori, il sindaco Bancheri ha rivolto l'invito ai ragazzi a studiare, perché sarete voi che domani andrete ad amministrare e gestire la società futura nei vari campi, ad avere rispetto e cura delle cose pubbliche, in primis in questo caso gli immobili scolastici, perché sono un bene di tutti. Ma la giornata è stata caratterizzata dallo svelamento della targa che intesta ufficialmente il plesso della scuola secondaria di primo grado al critico letterario di Delia, Luigi Russo. Nel prendere la parola, la dirigente scolastica Agata Rita Galfano, oltre a invitare i ragazzi a impegnarsi, ha rivolto loro l'auspicio che dalla scuola italiana possano nascere e venire fuori tanti nuovi Luigi Russo. Dal mare alla tavola, con l'azione dei GAC a garanzia della qualità del pesce e il suo apporto nutritivo in una dieta mediterranea più ricca e salutare. Quello della tracciabilità dei prodotti ittici è stato uno degli argomenti affrontati dal sindaco di Sciacca Fabrizio Di Paola, nella sua qualità di coordinatore della rete dei GAC siciliani e di presidente del GAC Il Sole e l'Azzurro tra Selinunte, Sciacca e Vigata, nel corso del suo intervento ieri all'Expo di Milano in occasione della cerimonia inaugurale della settimana della dieta mediterranea svoltasi nel padiglione Italia, nello spazio del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, alla presenza del Vice Ministro Andrea Olivero, del dirigente del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea Dario Cartabellotta, che dovremmo vedere nella foto, che ha coordinato i lavori. Eccolo qua, Cartabellotta. Sindaco Di Paola ha illustrato le iniziative promosse dai GAC per la valorizzazione del pesce, per il sostegno degli operatori e la tutela dei consumatori, con la creazione di servizi e strutture, come ad esempio nel territorio del GAC Il Sole e l'Azzurro, il progetto per la realizzazione del mercato del pescatore, la creazione di un centro servizi alla pesca per la etichettatura, tracciabilità e commercializzazione del pescato. Sono online i termini per la presentazione delle istanze per iscrizione alla long list di consulenti tecnici ed esperti promosso dal Distretto Turistico Regionale Valle dei Templi. La proposta permetterà al Distretto Turistico di avvalersi di professionalità specifiche e valide come supporto esterno al fine di attuare il programma e piano d'azione 2015, arricchire il piano di sviluppo turistico locale e creare e immettere nei mercati nuovi prodotti turistici locali. La selezione è pubblica, aperta a chiunque possiede requisiti contenuti all'interno del bando di partecipazione, scaricabile nella sezione bandi del sito ufficiale del Distretto Turistico Valle dei Templi. Siamo in chiusura, una comunicazione di carattere sociale a Caricatiera Farmacia che garantirà il turno di apertura per la giornata di oggi, martedì 15 settembre, fino a domani mattina, mercoledì 16 alle 8.30, è quella di Pantano Rappa, della dottoressa Rappa Fulvia, sita in via De Gasperi, recapito telefonico 0922 85 11 12. E con questo è davvero tutto, si chiude il nostro telegiornale. Doveroso come sempre ringraziarvi per aver preferito l'informazione di Teleradio Caricati. Vi rimando ai prossimi aggiornamenti con il telegiornale e vi auguro buon proseguimento con i nostri programmi.